Era stato lui l'altro giorno a Roma a ricevere i sindaci dell'Irpinia che chiedono gli ultimi soldi per completare la ricostruzione, ma il ministro per l'attuazione del programma, Gianfranco Rotondi, che stamane è intervenuto al convegno del gruppo Lunaset al Teatro Gesualdo, sa bene che non è facile convincere Tremonti ad elargire ancora fondi a 30 anni di distanza dal terremoto. Anche stamane, però, Rotondi lo ha ribadito: la battaglia per chiudere il processo di ricostruzione va portata avanti. È una battaglia contromano, nel senso che nel governo, nella maggioranza, nell'opposizione si trovano poche persone disposte a riconoscere che l'Irpinia ha dei crediti verso lo Stato, perché il luogo comune è che quasi quasi abbia dei debiti perché ci sono stati sprechi. Noi sappiamo che così non è stato e quindi cercheremo di camminare contromano portando a casa, speriamo, qualche risultato. Qual è il suo messaggio agli studenti? Di avere fiducia, anche se tutto intorno a noi magari tende a generare pessimismo, dalla crisi economica a quanto avviene, alla rissosità nella politica, però i giovani appartenendo a una generazione successiva hanno più tempo davanti e quindi più ragioni per sperare. Quanto è importante diffondere, soprattutto nelle scuole, come è avvenuto stamane, la cultura della tutela del territorio, in una provincia ad alto rischio, possiamo dire. Certo, è un lavoro di base che va fatto e poi va accompagnato dal rafforzamento di una cultura della protezione civile, che non dimentichiamolo, parte in Italia proprio dal terremoto dell'Irpinia. Un'ultima cosa, si avvicinano le elezioni anticipate dopo lo stop sul federalismo oppure no? Ma mi pare che si allontanino da quello che capisco. Io pensavo che la legislatura fosse terminata, mi sembra che stia venendo tanta buona volontà in più, speriamo bene. Progress, libera la tua creatività. Progress, l'evoluzione del fai da te. Ad Avellino Est e a Caserta Sud.